Grazie Presidente. Scusandomi se le tolgo un minimo di pathos e di suspense, esordirò dicendo che naturalmente il gruppo Lega Salvini Premier PSDAZ voterà convintamente in senso favorevole alla conversione in legge di questo decreto, e questo non per una particolare subalternità al governo, ma perché è convinto che sia effettivamente la scelta giusta da fare in questo momento, come è stato ricordato da tutti i colleghi. E quindi forse potremmo anche chiudere qui con una economicità estrema di tempi, però siccome sono un keynesiano permettetemi di espandermi un po' e di fare qualche considerazione, perché in effetti questa era una scelta che le circostanze hanno reso obbligata, e quindi anche il dibattito non ha potuto discutere tanto sul merito della scelta, si è elevato, ha volato alto, e io ho visto qui delle cose che non mi aspettavo avrei mai visto in vita mia. Cose che i miei occhi di umano ancora hanno difficoltà a credere, vorrei condividerle con lei, Presidente, e a partire dall'ultima, dalla più simpatica. Ho visto un attacco al sovranismo fatto da parte del rappresentante di un gruppo parlamentare che è così fiero delle sue radici, anzi so stolz seiner Wurzeln, che è abbastanza paradossale, insomma, un gruppo che così tanto difende la propria piccola regione, che merita di essere difesa, perché se la prende con un partito che vuole difendere il suo paese, che altrettanto merita di essere difeso. Ho visto anche un altro dato paradossale, ci è stata rimproverata la frettolosità, ma io non, ho qua un fascicolo di editoriali che i tempi, insomma, stretti giustamente del regolamento parlamentare mi impediscono di citare ampiamente, e anche qualche risultato di qualche ricerca che spiega come in ambito finanziario si debba agire tempestivamente, e anche come in precedenti casi trascinarsi fra Tremonti, Monti, Bonds, poi salviamo così, salviamo colà, intanto il tempo passava e le situazioni si deterioravano, e non ci potete rimproverare la fretta, ci date un immediato sopravvento, perché ci permettete di rimproverarvi la lentezza che ha portato certe situazioni a incancrenirsi fino al punto in cui noi ora dobbiamo gestirle. Ci è anche stato rimproverato di essere inesperti, e devo dire che in effetti in questa cosa un altro dato paradossale è che se errore materiale c'è stato, perché c'è stato, e io da Presidente di Commissione devo dire che mi vergogno per non essermene accorto, però insomma sapete com'è, non sono stati politici inesperti, non sono stati solo loro a non accorgersi di questo errore, ma sono anche stati tanti funzionari di lunga esperienza che noi abbiamo ereditato, diciamo così, dalle gestioni precedenti. Noi forse abbiamo fatto l'errore di fidarci troppo delle persone che erano state lasciate lì da quelli bravi, e staremo più attenti la prossima volta. Su questo non c'è assolutamente, raccogliamo questo invito costruttivo. E poi questa storia della copia. Ora, io, diciamo, visto che, insomma, dobbiamo anche ricordarci quando certi colleghi apprezzano il mio lavoro di relatore, mi fa piacere, ma naturalmente le nostre posizioni politiche sono diverse, quindi è anche giusto sottolinearlo. Io sottolineerei che affinché questo decreto fosse la copia esatta di un precedente decreto, beh, mancava uno snodo fondamentale, uno snodo che tutti ricordiamo. Occorrerebbe che il Premier annunciasse che è un ottimo affare investire, eccetera, eccetera, come ben ricordiamo. Ora, io non voglio dire che non sia un ottimo affare, io non faccio valutazioni a mercati aperti, voglio solo dire però che forse dovremmo ricordarci che lì non c'è stata fretta, e magari non ci sono stati errori materiali, ma c'è stata lentezza e c'è stato un non completo apprezzamento della gravità della situazione. Anche perché, vedete, quando si fece il salvataggio de cuius, che qui tante volte è stato citato e rivendicato a modello di quello che questo governo si trova a fare,
venne detto agli obbligazionisti che sarebbero stati tutelati al 100%, e poi invece il 31 luglio 2017 si parlò di una conversione in azioni che allora valevano 8,65 euro, ora ne valgono 1,34. Lì le cose sono andate in un modo un po' diverso, vorrei che ce lo ricordassimo. Quindi non è andata esattamente così, però questo è il passato e forse dovremmo dimenticarcelo e veramente smettere di rinfacciarcelo per guardare avanti e per cercare di condividere alcuni principi senza i quali noi questo Paese impegno non lo rimettiamo. E avrei due osservazioni da fare sperando di avere il tempo di farle. Allora intanto, cari colleghi, vi segnalo che io ho... ho statalizzato Carige a mia insaputa. Andando in una trasmissione televisiva ho detto che ritenevo che sarebbe stata possibile una soluzione di mercato, traduzione Bagnai nazionalizza, a parte che non sta a me farlo. Ma allora ragioniamo però un po' su questo. Io ho apprezzato l'intervento che è stato fatto in particolare dal senatore D'Alfonso quando ha auspicato che sia il mercato a produrre soluzioni, il mercato produca soluzioni. Lo faceva in replica alla collega Botto, che aveva espresso un principio che secondo me è fondamentale. Quale che sia la soluzione, dovremmo entrare nell'ordine delle idee che se lo Stato ci mette i soldi, poi lo Stato gestisce. Cioè, questo era il punto, non è che noi vogliamo nazionalizzare, è che se gli si fanno dei regali o se lo si sussidia, il mercato non è che funziona meglio, funziona peggio. Questo è il punto, cioè noi crediamo in uno Stato regolatore, non in uno Stato regalatore, e noi abbiamo visto lo Stato regalatore in alcuni casi precedenti. E questo non ha fatto in tutta evidenza bene alla stabilità del sistema finanziario, tant'è vero che stiamo qui a intrattenerci con queste tristi vicende che speriamo arrivino a un punto fermo. Quindi c'è un problema di decidere insieme quale deve essere il ruolo dello Stato nell'esercizio di quel particolare settore che costituisce il sangue vivo dell'economia di un paese. Siamo assolutamente sicuri che di voler demonizzare la possibile creazione o il possibile potenziamento di un polo pubblico anche in questo settore? Io vorrei che ci ricordassimo che il paese al quale veniamo spesso richiamati ad ispirarci, che è la Germania, ha il 60% del suo sistema bancario sotto controllo pubblico e ha oltre 1500 istituti bancari piccoli, territoriali, alcuni piccoli, alcuni grandi, qualcuno va male, qualcuno va bene, mentre noi stiamo andando verso una concentrazione estrema. Siamo sicuri che questa concentrazione estrema risolva tutta una serie di problemi, inclusi quelli di moral hazard? Cioè tante banche too big to fail ci risolvono il problema del comportamento irresponsabile del management, posto che il problema sia quello? Io non credo, però vabbè, queste sono opinioni. E oltre al discorso del ruolo dello Stato, forse dovremmo anche chiarirci, siccome è stata evocata spesso con toni da un lato forse troppo critici, dall'altro forse troppo acritici, l'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza è vero che nel corso del tempo si è espressa e ha messo in evidenza alcune criticità di quanto stava succedendo. Però, io voglio farvi un esempio. Quando il governo che noi sosteniamo stava lavorando alla legge di bilancio, gli attacchi provenienti anche dalla Banca d'Italia verso l'operato del governo erano espliciti e pressoché quotidiani. Allora, la Banca d'Italia viene oggi a dirci che sapeva che il bail-in non andava bene, e lo dimostra, ognuno di noi ha anche le carte che sono circolate nelle segrete stanze. Ma allora perché allora non disse pubblicamente che era stata fatta una cosa che non andava bene? Si può parlare pubblicamente solo quando siamo noi a sbagliare, se abbiamo sbagliato? Vorrei concludere con un'osservazione in risposta al un minuto, ce la dovrei fare. Il collega Errani ha chiesto se siamo convinti che l'autonomia sia un valore e ha sostenuto anche che
a parte che autonomia e indipendenza sono due cose diverse, come anche indipendenza e irresponsabilità sono due cose diverse. Forse dovremmo un attimo apprezzare la ricchezza di sfumature del linguaggio italiano, no? Che qui dobbiamo parlare, perché quello che si cerca forse non è indipendenza, ma un'altra cosa, dicendo che è un fatto che le cose stiano così. Allora io, diciamo, se vogliamo parlare di fatti, lo faccio molto volentieri, e allora vi ricordo che la Bundesbank ha un direttorio di 6 membri nominati dal Presidente della Repubblica, di cui 3 sono di proposta governativa e 3 del Bundesrat. D'accordo? Funziona così nei paesi che noi prendiamo. Allora, se vogliamo dire che questa cosa non va bene, che questo modello organizzativo non va bene, per esempio, dovremmo dire, e qualcuno lo dirà, loro se lo possono permettere perché sono tedeschi e quindi sono onesti e qui la politica invece corromperebbe. Bene, voglio sentire qua dentro un rappresentante degli italiani che dice che gli italiani non si meritano un modello di governance come quello della Bundesbank tedesca perché loro non saprebbero come gestirlo. Vogliamo metterci in questa impasse? Sono molto curioso di vedere che avrà il coraggio di dirlo. Bene, e tornando a bomba, il voto è ovviamente positivo.